Eccomi di nuovo qua con voi. Allora, oggi andiamo a preparare insieme, se ne avete voglia, uno scrub per le mani fatto in casa. Uno scrub che io consiglio di utilizzare comunque almeno una volta a settimana, soprattutto in questo periodo in cui usiamo tanti disinfettanti per le mani, li laviamo molto spesso, usiamo saponi e questi tendono a seccare la nostra pelle. Allora, dopo aver sterilizzato tutti gli utensili, prendiamo un cucchiaio o un cucchiaino, quello che avete, un barattolino in vetro, poi abbiamo del sale fino, olio d'oliva, olio extravergine in questo caso, e il nostro magico e fantastico tea tree oil. Allora andiamo a preparare. Ci occorrono un cucchiaio e mezzo di sale fino. In mezzo e un e mezzo di olio. A questi due ingredienti andiamo ad aggiungere 6 gocce di tea tree oil. Di questo olio essenziale ve ne ho parlato ampiamente in altri video, o comunque vi ho fatto dei post, non ricordo, però andate a leggere perché è un olio molto molto importante da usare in questo periodo per tante cose, non deve mai mancare in casa perché è un antibatterico, antifungino e adesso in questo momento è proprio essenziale averlo, anche perché poi ci potete fare tantissime cose, quindi è importante. Allora, agitiamo bene. Poi, se lo volete fare con l'olio essenziale di limone, aiuta molto anche a schiarire la pelle. Quindi, se avete delle macchie scure sulla pelle, utilizzate sempre l'olio essenziale di limone, anche 2 goccine la sera, magari con un po' di olio vettore, anche con olio burro di cocco. Mettete 2 goccine di limone e stendete sulla mano. Se lo fate tutte le sere aiuta molto a schiarire la pelle. Allora prendiamo lo scrub, iniziamo a massaggiare le mani. È abbastanza oleoso, però questo ci aiuta tanto a nutrire, quindi non è uno scrub aggressivo. Anche perché di aggressività ce ne abbiamo già tanta. Ok, andiamo a fare un bel massaggino. Via, sciacquiamo le nostre mani. Allora, questo scrub non contiene acqua, quindi è una cosa che non crea batteri. Può stare, potete tenerlo anche fino a 6 mesi nel barattolino. Lo chiudete, lo tenete in un luogo fresco e asciutto e lo potete riutilizzare quando volete. Ok. Asciughiamo e mettiamo la nostra crema. Questa è la mia crema idratante per le mani, homemade come sempre. Questa crema l'ho fatta con degli aromi particolari, cioè l'ho fatta con olio essenziale di menta, a cui ho aggiunto anche un aroma molto caldo per l'inverno, la cannella. Quindi si sente, si ha questa sensazione di freschezza e poi si sente questo odore così avvolgente, invernale della cannella. Ecco qua ragazzi, se avete voglia fatevelo magari in casa quando non sapete cosa fare in questo periodo. No? È una cosa anche utile, comoda, conveniente e vi durerà anche diverso tempo. Ciao a tutti, alla prossima!